Luca Miraglia, amministratore delegato di QuarkUp, società di consulenza consolidata sul mercato iraniano, un mercato che si riapre dopo la sospensione delle sanzioni, soprattutto anche alle imprese italiane, perché l'Italia aveva una posizione particolare prima di questo periodo delle sanzioni. Esattamente, nel periodo pre-irrigidimento delle sanzioni, quindi nel quinquennio 2000-2005, l'Italia ha goduto di una posizione di assoluto rilievo nei confronti dell'Iran, era il primo partner europeo di questo paese, con un livello di esportazioni che ha fatto chiamare questo quinquennio il quinquennio d'oro. E se poi guardiamo la composizione di quanto è stato esportato nei confronti del paese, ci troviamo con fette estremamente importanti, quasi il 60% delle esportazioni sono state di carattere legato ai macchinari e ai beni strumentali. L'Italia che può tornare a quei livelli, che li può sicuramente superare, perché oggi è maggiore la convinzione dell'Iran di intraprendere con decisione la strada industriale, ma Italia che deve anche capire che l'Iran oggi sta attraversando un momento complicato, un momento difficile e che quindi deve approcciare un mercato che tutto ad un tratto si è aperto, che tutto ad un tratto è estremamente affollato, quindi ha bisogno di guardare a questo mercato con la giusta strategia, con una grande convinzione.